Sindaco Truzzu, i giorni che ci separano dall'inizio ufficiale dell'estate corrono quasi a velocità doppia, però fa già caldo, siamo all'inizio di un weekend con temperature molto alte. Oggi un incontro a distanza per fare il punto su tutte le spiagge della Sardegna e lei, per quanto riguarda il Poetto, ha chiesto qualcosa di preciso. La cosa che abbiamo richiesto è di potenziare il servizio di salvamento a mare, quindi le risorse per poterci consentire a tutti i comuni di poter avere un miglior controllo ovviamente della spiaggia e potenziare anche magari le risorse sull'innovazione tecnologica che permettano di installare telecamere che ci diano in tempo reale possibilmente il grado di riempimento della spiaggia per poterlo poi comunicare ai cittadini, in modo tale che in maniera responsabile ognuno sa qual è la spiaggia, diciamo, più occupata e qual è quella più libera e può fare una scelta. Come poi comunicherete ai cittadini quello che emergerà in tempo reale, in diretta dalle telecamere? Ah, diciamo che potrebbe essere un'app che ognuno può scaricarsi, non per controllare il cittadino, ma per dargli un'informazione. Può essere il sito, possono essere anche i sistemi dell'infomobilità che ci sono in città. Ovviamente questo richiede un po' di tempo, però la volontà che noi abbiamo è quella di dare la maggior comunicazione possibile ai cittadini, confidare sulla loro responsabilità nell'utilizzo della spiaggia, nel rispetto delle regole, lasciare il Poetto ovviamente gratuito e libero. Poetto gratuito e libero, però controllato. Ci saranno appunto dei controllori sulla spiaggia. Ah, il decreto dà ai comuni il compito di informare e controllare. Poi è chiaro che laddove si ravvisano situazioni difficili da gestire dal punto di vista dell'ordine pubblico, interverranno le forze dell'ordine. Questo è il minimo normale, anche perché non possiamo pensare che sia il Far West, dobbiamo comunque tutelare la serenità e la sicurezza dei cittadini e anche la sicurezza sanitaria. L'invito che io faccio a tutti è ovviamente quello di rispettare delle distanze perché è una garanzia per tutti. Ci saranno comunque quindi dei controlli, si parla di persone che dovranno verificare lungo la Noi spiaggia. cercheremo di fare il più possibile informazione, poi i controlli le faranno le forze dell'ordine, questo sarà un tema che affronteremo sicuramente con questore prefetto. Lei ha chiesto anche un certo tot alla regione, economicamente parlando. No, non ho fatto cifre, ma abbiamo proposto delle cifre specifiche, abbiamo detto che ovviamente potenziare il sistema di salvamento a mare, avere qualche bagnino in più può aiutare non solo a risolvere qualche problema, ma anche a fare una verifica dell'arenile, così come aiuta sicuramente la tecnologia. Quindi tecnologia, telecamere, controlli, si è già ipotizzata una fascia oraria. Ma la fascia oraria del Poetto è quella dell'utilizzo, cioè fra l'altro che va anche di pari passo, come dire, con la tipologia di frequentatore. Sappiamo che per esempio le persone un po' più grandi di età, gli anziani e le famiglie arrivano nella prima mattina e poi magari si allontanano verso l'ora di pranzo, tra mezzogiorno e l'una. Sappiamo che i ragazzi magari arrivano, in una fascia successiva, da mezzogiorno l'una sino alla sera. La fascia di utilizzo è quella normale, delle 12 ore che vive il Poetto, dalle 7 del mattino alle 7 di sera, qualche volta anche oltre. Quindi comunque le verifiche si concentreranno soprattutto lungo questa fascia oraria, insomma 7-19. È inevitabile. In ultima battuta, Sindaco Truzzu, c'è all'orizzonte la possibilità appunto di mettere dei segnaposto per gli ombrelloni? Questa è una situazione che potrebbe verificarsi solo se ovviamente non riusciremo a contare sull'autoregolamentazione dei cittadini. Potrebbe essere una soluzione anche che dal punto di vista economico richiede interventi importanti anche della sistemazione della spiaggia, quindi in questa fase noi confidiamo molto nella capacità dei cittadini di rispettare le regole, di mantenere le distanze e di potersi godere, seppur con qualche differenza, il Poetto nella maniera più simile a quella degli anni precedenti. Con entrate attraverso i varchi. No, non ci sono varchi specifici. La cosa, ecco, l'invito che facciamo a tutti è di utilizzare i deck, soprattutto per un sistema di tutela della spiaggia, a riuscire a entrare se tutti coloro che vanno al Poetto utilizzano il deck, diciamo, d'ingresso, significa che le dune, il sistema dell'ecofiltro, il sistema dunale, tutto quel sistema di protezione dell'ecosistema non viene rovinato. Quindi si garantisce una maggiore tutela e sostenibilità del Poetto.